tre. La 1, la 2, tre domande ci facciamo oggi qui in questo video per iniziare la stagione dell'Imellica, fatta di ritardi, assenze e faciloneria. Ma tre domande devo iniziare, dico tre domande, devo iniziare assolutamente questa stagione del canale, dove cercherò di essere più presente, di approfondire politica, libri, di avere collaboratori, ospiti, interviste. Sì, a chiacchiere, poi non farò nulla di tutto questo, ma tre domande ci dobbiamo fare per darci tre risposte sulla scissione renziana. La prima è, due domande in realtà, perché e perché ora? No, perché ora, per quando lo farà, proprio perché e perché adesso? Il perché, io ho una risposta molto seria, molto puntuale, frutto di tantissimi ragionamenti. La risposta è boh. L'ho scritto anche su Facebook, sulla mia pagina Facebook, se seguite la pagina dell'email lo saprete. Ho scritto anche qualche cosa su Telegram, mi pare. Trovate tutti i link in descrizione. Questo serio ragionamento che mi ha portato a dire boh nasce da perché? Da che cosa? Nasce dalle dichiarazioni di Renzi, questa mia perplessità, perché Renzi, per il popolo, per quello che non capisce la politica, che non vuole approfondire la complessità della politica, ha dato una spiegazione un po' facilona. Volevo combattere Salvini. Ora, io non so che intenda, forse dietro di lui c'è anche un ragionamento serio che può aver provocato questa dichiarazione che per noi nabbi che leggiamo i quotidiani nazionali, quindi l'informazione più semplice e accessibile del mondo, poi in realtà non si sa. Però a me non convince pienamente, perché non lo so, forse la battaglia contro Salvini si poteva condurre benissimo anche dentro il PD come aveva fatto fermando i piani di Salvini. Su questo canale c'è un video dove dico qual è il più grande punto forte di Salvini. Ragazzi, gli eventi estivi ce l'hanno dimostrato. Il più grande punto di Salvini è sempre stata la pazienza, il saper attendere. Nel video spiego perché, le sue varie fasi della carriera politica. Appena è stato frettoloso, facendo dei calcoli sbagliati, e con uno squalo e tattico politico come Renzi, è caduto. C'è stato il primo arresto di Salvini durante la sua lunga scalata. Andate a rivedere quel video. Quindi la battaglia la poteva combattere da dentro al PD e quindi non mi ha convinto, quindi la mia risposta è boh. Allora, siccome la risposta è boh, visto che la dichiarazione è così eterea, senza le informazioni di Renzi è difficile poter dire che cosa vuol dire quella cosa lì, io ho cercato, leggendo un po' dappertutto i migliori giornalisti parlamentari, di capire quali potevano essere le vere motivazioni che spingono. Molti si rifanno al fatto che ci saranno un sacco di nomine che dovrà fare questo nuovo governo, 200-300 nomine statali, e che Renzi abbia fatto questa scissione, creato il suo gruppo parlamentare, poi partito con un nome penoso, Italia Viva. Capisco tutto il ragionamento, ma mi sembra proprio che vogliamo andare a prendere i vecchietti e noi giovani, ma va bene così. Il punto è questo, che Renzi facendo la scissione, ma stando sempre al fianco a sorreggere il governo Conte bis, possa chiedere di più, possa chiedere ed ottenere di più. Perché questo? Non poteva farlo anche dentro il PD con la sua corrente forte? Attenzione, perché quando si è fatto il nuovo governo, i ministri, diciamo, di area renziana e sottosegretari di area renziana sono stati molto meno di quelli che lui voleva e si aspettava. Quindi ha detto: bah, se devo fare una scissione, magari che ha dietro anche altre motivazioni, mettiamoci anche questo sul paniere, sulla bilancia, e secondo me ci sta appieno come ragionamento. Perché un politico sa che deve avere degli uomini in posizione chiave, sia per le informazioni, sia per le relazioni, per tante ragioni. Che non sto qui a spiegare, magari se seguite i miei video ormai avete capito che io guardo molto a quello che avviene dietro le dichiarazioni, dietro le tattiche, dietro la politica, perché lavorandoci come stratega per la comunicazione online con molti politici, partiti, anche singolarmente, questo ormai l'occhio mi ci va. Poi, a mio parere, c'è un dato anche più evidente sul perché. Adesso è più questo qui delle nomine parlamentari. Sul perché e basta, direi che da sempre
Renzi si è sentito straniero a casa sua, nel senso il partito non l'ha mai accettato, il partito lo candidò alla provincia di Firenze, perché quello è un ruolo generalmente dove puoi mettere in panchina qualcuno. Cioè, cosa fa la politica quando vede che c'è un giovane che sta facendo strada, che può scalare le posizioni, che può far perdere privilegi? Gli offre cose, gli offre: a te ti mando, ti faccio fare questa cosa qui, ti do questo lavoro, ti metto in quell'azienda, ti metto in quel ruolo, ti faccio fare questo assessore di qua, di su, di giù, in modo che tu accetti e sei messo fuori in panchina. Ma Renzi, da quella proprio posizione, bellissimo il libro di Alto Gazzullo che spiega questa cosa, lo consigliai tempo fa, facendo vedere anche come Renzi si muoveva nei palazzi, lui da quella posizione riuscì comunque a strutturarsi, a ottenere posizioni, contatti, eccetera. Perché adesso, mettiamola su anche una motivazione comunicativa, il 20 ottobre mi pare ci sarà la Leopolda, io sono del gruppo WhatsApp che si sta preparando alla Leopolda, e spero di poter partecipare, ma sono sicuro che il lavoro non me lo consentirà. Mi piacerebbe fare il volontario in un evento bellissimo, che siate prenziani di sinistra, di destra, è un evento bellissimo, si partecipa, stai al tavolo con il dirigente o il manager di Renault, di Alitalia, cose così, quindi ragazzi normali, cioè ci sono tavoli di lavoro dove si discute, si fanno idee, no? Una specie di hackathon, però più meno digital. E siccome ci sarà l'evento il 20 ottobre, lui ha pensato: un conto è che l'annuncio della Leopolda, il nuovo partito, e avrà una risonanza così così, un conto è che faccio la scissione adesso e alla Leopolda tutta la concentrazione dei media sarà su di me, sarà su quell'evento, e quindi avrò gratuitamente diffusione del mio brand Italia Viva. Che poi ho visto qual è anche il payoff, lo sloganino che ci si aggiunge: viva l'Italia viva. Ok, va bene, ripeto, i giovani li vogliamo tenere lontani, c'è un posizionamento chiaro su un target di un certo tipo. Queste sono le motivazioni che vedo, quindi le ripeto: nomine, sicuramente potere, posizione, relazioni, sicuramente mediaticamente era opportuno in concomitanza con la Leopolda, in più tutto il trattamento che ha ricevuto a casa sua, visto sempre come un usurpatore a cui veramente gli sono andati contro tutti, e appunto il rientro di Speranza nel governo, e si dice anche nel PD, non solo di Speranza ma di D'Alema e Bersani, ecco, potrebbe essere stata la mossa finale. Io penso anche che Renzi sa, non so se lo sa, sa di non poter forse tornare più a essere il Presidente del Consiglio senza particolari condizioni. Io penso che punti a una nomina europea, poi magari ne parleremo in altri video, di questa mia considerazione personalissima. Poi però c'è un'altra domanda, qual è la terza, c'è una seconda domanda, o è a seconda risposta a cui dobbiamo dare: qual è il posizionamento del nuovo partito di Renzi? Cioè, che offerta politica dai? Che offerta politica dai? Anche qui, io ho elaborato, ho coniugato i dati, messo insieme, la risposta è boh. Perché mi sembrano troppo le dichiarazioni, l'unico che possiamo ascoltare in questo momento è Renzi, che fa di propaganda, faciloneria. Non è molto chiaro il momento, no? Cioè, ci potevano essere casus belli più chiari per affrontare e sostenere una scissione a livello giustificativo, mediatico, quello che volete. La risposta è boh, perché Renzi dice: noi ci posizioniamo come nel futuro, no? Per la crescita e per un'altra cosa che adesso non ricordo. E questa, vabbè, sì, è ovvio, come fai a non condividere crescita, futuro e sicurezza? Boh, mettiamola là, cosa che non c'è. È difficile proprio perché non è chiaro dove ti posizioni, né a sinistra né al centro, cioè che stai dicendo non si capisce. Allora anche qui arrivano un po' di elaborazioni che mi sento di poter fare. Secondo me lui ha capito una cosa, che nel PD c'era ormai un astio grosso contro di lui, anche l'elettorato non votava più il Partito Democratico perché lo vedeva come uno di destra,
Lui ha detto: "Bah, ma sapete, già che ho questa immagine assolutamente immeritata, basta vedere i provvedimenti che ha fatto il governo Renzi su un sacco di questioni, di sensibilità, di diritti, dalle unioni civili al dopo di noi, al recupero del cibo, insomma, tutte cose che sono molto di destra, ovviamente, no? Sono di destra perché la destra forse fa, la sinistra le diceva, poi non le faceva mai quando governava, vabbè, lasciamo stare questo punto." E gli ha detto: "Ma non è che posizionandomi al centro, fuori dal Partito Democratico, stando un pochino più lontano dalla falce del martello, posso agglomerare un centro un pochino... una casa per i moderati centristi, quindi anche gli elettori centrodestra, andare a pescare un po' in quel bacino, in una Forza Italia che piano piano si sta svuotando, sta perdendo, perché Berlusconi non è più quello di una volta, tant'è vero che magari ci può essere stata la riflessione di: ma ci metto dentro Casini, Carfagna, Boschi, tutti questi centristi, e anche l'idea di mettere un'immagine, secondo me, di una donna come segretario, come candidato premier o da far partecipare alle primarie di coalizione, non gli stona neanche tanto, secondo me, come idea a Renzi. E quindi probabilmente il posizionamento non deriva tanto da una piattaforma politica o ideologica, seppur c'è, perché il PD che mi è piaciuto in questi anni era un PD che riprendeva le idee novecentesche della sinistra e le portava nei tempi moderni, il Job Act, l'abolizione dell'articolo 18, tante cose che lui ha elaborato in una chiave nuova. Ok, preoccupiamoci dei diritti dei lavoratori, ma se i lavoratori non ci sono perché non c'è lavoro, che facciamo? Allora cerchiamo di sistemare la cosa. Poi mi hanno fatto una domanda su YouTube Arena: "Adelli, ma Bordin ha detto che il merito dei successi economici del governo Renzi sono frutto di Letta." Va bene, Bordin, abbiamo capito che la politica proprio niente, perché basterebbe andare a guardare chi è che ha fatto cosa e in concomitanza di quali provvedimenti ci sono stati, considerando poi che è stato anche un governo, quello renziano, che non ha badato solo all'economia generale, cioè questa diffusione che lui non andava nelle periferie, sui territori, non si occupava degli ultimi, falso, falso, tutto falso. Basta dire soltanto che Renzi ha avuto come modus operandi principale al suo governo il poter trattare con l'Europa una maggiore flessibilità da una posizione di forza maggiore internamente, cioè in Italia, facendo quei provvedimenti che l'Europa ci chiede ogni volta, per il nostro bene, non per il nostro male. E sul piano europeo, di politica europea, di peso di politica europea, con un PD che era la forza politica più grande all'interno del Partito Socialista Europeo, poter appunto contrattare certe cose. Tant'è vero che tutti quei soldi per la ricostruzione sono veramente miliardi e miliardi, voi magari non lo conoscete perché siete fuori un po' da questi territori qui, tutti quei soldi lì sono stati messi praticamente fuori budget con un sistema, vabbè, non ve lo sto a spiegare, ci ho fatto un video su questo, anche su questo canale. Quindi per me il posizionamento è posizionamento centrista moderato, cioè più che piattaforma politica si parla di un modo d'essere, no? di un trovare una corrispondenza all'interno di un mondo politico che probabilmente molti non si sentono più rappresentati, perché da una parte rientrano Bersani e compagnia cantante che vedono novecenteschi, dall'altra parte c'è un Berlusconi in declino con dei falchi che è un po' estremisti, anche perché si è dato troppo spazio a Salvini, i moderati non è che l'amano tanto sta cosa. E quindi questa è la seconda risposta che io mi sono dato, però la risposta vera è boh. La terza risposta alla terza domanda è: ma Renzi ha fatto bene o ha fatto male? Qui, questo è sempre un po', diciamo che sto elaborando maggiormente quello che avevo scritto su Telegram e sulla pagina Facebook. Fatto bene o fatto male? Qui la risposta non è boh. Semplicemente ora la risposta non si può dare, perché noi dovremmo valutare, secondo me, se quello che ha fatto Renzi è bene o male in base al risultato e agli obiettivi che si era dato. Cioè, che ne so, se Renzi si era detto: allora, il primo obiettivo di questa scissione è fare in modo che la coalizione di centrosinistra, quando andremo a votare, non sarà la somma del PD più me e gli altri in una somma puramente algebrica, cioè più, prima erano, faccio un esempio, era 22, il partito nuovo di Renzi lo danno al 5,
quindi si presume che il PD sia andato al 17, beh, lui spera che il risultato non sia 17 più 5, ma che sia 22 più qualcosa, cioè che ci deve essere un plus valore che si amplia, come si dice, no? Come si utilizza, che si allarga il consenso elettorale, la base elettorale, proprio andando a intercettare queste persone in cerca di una casa moderata. Poi lasciamo perdere di mezzo, c'è di mezzo anche Calenda, che siamo europei, per, di cui a me pare chiarissimo il posizionamento, il personaggio, le idee e tutto, anche perché ho letto il libro che ho sempre suggerito su questo canale YouTube, se volete il link ve lo lascio in descrizione, i link di questi video vi lascio in descrizione, quindi andate a vedere qui sotto, se siete arrivati a 15 minuti non so chi è il pazzo. Quindi si vedrà in quel momento se ha fatto bene a livello generale di coalizione. A livello personale si capirà, secondo me si è fatto bene. Ora, quando faremo la conta dei parlamentari che sono fuoriusciti dal PD o da altri gruppi che si è portato dietro, sapete voi che per fermare un gruppo parlamentare ci vogliono 20 deputati della Camera e 10 del Senato. Però in Senato c'è una regola particolare per la quale non bastano solo 10 senatori che si mettono insieme, ma devono essere insieme sotto a un simbolo che si è candidato, che era presente nelle liste elettorali delle ultime elezioni. Quindi non so come la risolveranno questa cosa qui, ma a cosa servono i gruppi parlamentari? Perché si devono formare? Sì, vari diritti, va bene, no? Contrattazione dei tempi, bla bla bla. Soldi. I gruppi parlamentari pigliano soldi. Tanti soldi per ogni deputato, oltre alla considerazione del fatto che ogni deputato poi che entra in un partito, che fa parte di un partito, deve dei soldi al movimento di cui fa parte, movimento politico, anche quelli del PD. Quelli del PD restituiscono tuttora più di quelli del Movimento 5 Stelle, solo che invece di darlo in un fondo, bla, microcredito, bla bla bla, cioè 100 milioncini in un fondo di miliardi, loro lo davano al partito per tenere su le strutture, perché sono un partito strutturato non online, non fa votare col ditino pigro e grasso mentre stai seduto col culone sulla sedia. Per organizzare le primarie ci vogliono dei soldi. Partito Nuovo di Renzi sicuramente ha bisogno di soldi. Ho letto che adesso già ha raccolto un bel po' di soldi, 280.000 euro così proprio ad agosto, mi pare, e in più i gruppi parlamentari dovrebbero portare queste risorse economiche per staff di comunicazione, campagna elettorale, cartellonistica, spese, eccetera. Quindi vedremo un po' se il conteggio torna, se Renzi pensa di poter traslare molti parlamentari da una parte all'altra, e poi lo vedremo elettoralmente sul suo soggetto politico, che cosa non è. Renzi, al contrario di Salvini, è sempre stato frettoloso, quindi per lui muoversi di fretta, anche per cose che noi secondo me non possiamo capire bene, perché ovviamente non abbiamo tutte le informazioni, non conosciamo tutte le dinamiche che conosce lui si muove bene nella fretta, è sempre stato un tipo dinamico, anche quello secondo me che è stato il suo successo, oltre che il suo veloce, purtroppo, dico io, declino da buon renziano. Spero che queste tre risposte sulla scissione di Renzi, che ho elaborato io alla fine, perché non è che so chiarissime, siano credibili. Se avete altre idee, io sono aperto veramente a tutto ad ascoltarle, perché qui è veramente un campo che permette la teoria. Qui è messo il dibattito. In altre occasioni assolutamente, assolutamente no. Tipo, Renzi non c'entra niente con la ripresa economica. No dibattito, no dibba. Penso di aver detto tutto. Beh, vedremo se sarò costante con i prossimi video, se davvero magari riuscirò a pubblicare domani il video su Greta Thunberg, sul bellissimo libro della madre di Greta Thunberg, La nostra casa in fiamme, perché l'ho annunciato sulla pagina Facebook quest'estate in polemica con Rick Duferre, e ho sentito il suo podcast su Greta Thunberg, e ho detto no Rick. Volevo dire la battuta, quella che gira online, ricca, a me sembra falso, però non c'entra assolutamente niente. Un saluto dal Grotte, Simo, del livello che se poi sarei io, massimo esperto di politica su YouTube, un canale che fa approfondimento di questo livello su YouTube Italia, non c'è, sono io, poi sono gli opinionisti, ragazzi, simpatici, bravi, info e intrattenimento, roba così, sono fighi pure quello, ma approfondimento politico, mi dispiace, c'è sempre il re, il Grotte, del livello.